Possiamo allora incominciare. Il senso di questo convegno, sostanzialmente detto molto velocemente, viviamo in una società plurale. In un bel libro Cozzi definisce così la società plurale: la svolta epocale del pluralismo significa una frammentazione dell'umano in tante storie differenti e irriducibili l'una all'altra. È impossibile unificare questa ricca pluralità nell'ambito di un unico punto di vista, fosse pure quello della fede. Mi sembra una bella definizione che non ha bisogno di grandi spiegazioni, ma che dice il mondo in cui viviamo, un mondo davvero plurale, con molti punti di vista, difficili da unificare, ma che possono essere visti davvero come arricchimenti nel cammino comune, questo sì. E viviamo una società secolare che è stata definita in molti modi: l'umanesimo esclusivo, Charles Taylor, l'esculturazione del cristianesimo, la società post-cristiana. Ecco, insomma, viviamo in un mondo di questo genere in cui indubbiamente persiste una ricerca di senso, una ricerca spirituale. In un libro uscito da poco di Brunetto Salvarani, Senza Chiesa, Senza Dio, mi è piaciuto, a pagina 220, dice così: eppure, se gran parte della popolazione dei paesi del vecchio continente ha voltato da tempo le spalle alla sua religione tradizionale, la ricerca di senso, la nostalgia di un cielo e di un rifugio in cui accamparsi, l'esigenza di protezione, di accettazione, di conferme, non sono certo diminuite rispetto al passato. Anzi, forse mai come nel nostro tempo, gli uomini danno la sensazione di essere naufraghi ansiosi di raggiungere una terra, un approdo dove trovare risposte. Molto interessanti, credo, queste due citazioni, perché ci introducono un po' nel mondo dove viviamo tutti i giorni. Bene, in questo mondo noi abbiamo globalmente due mondi, potremmo dire: il mondo dello spazio laico e il mondo dello spazio religioso, se possiamo dirlo così. Il grande rischio in questo tempo così plurale è spesso di irrigidimento delle religioni, spesso lo sappiamo, addirittura fino ad integralismi un po' in tutte le religioni, e dall'altro a volte una chiusura, una laicità concepita come l'assoluta, assoluta, assoluta neutralità escludente. Sicuramente in un mondo plurale questi due atteggiamenti non portano da nessuna parte. Abbiamo bisogno di un dialogo, di un rapporto di questi mondi, anzi abbiamo bisogno di una autocomprensione, comprendersi in modo adeguato ai giorni che stiamo vivendo, sia nello spazio laico che nell'ambito religioso. Io parlo per il mondo cattolico, sia quindi per la Chiesa cattolica. In che modo per le religioni trovare un modo per essere minoranze generative per la società? Ecco, credo che questo sia un po' la grande questione. In che modo anche ripensare quel grande guadagno che abbiamo avuto dal 600 ad oggi, che è stato un grandissimo guadagno della laicità, come eventualmente ripensarla in un mondo che ha una pluralità di religioni, che ha una ricerca spirituale, come ripensarla? Questo è il tema del nostro convegno, legato a quell'altro grande tema che è come educare per un mondo nuovo. Come educare? E dunque, tutto questo ovviamente è un tema infinito, ma iniziamo, spero che possa ogni anno mettere poi un tassello dentro questo grande quadro. E abbiamo invitato relatori eccellenti che, ognuno dal suo punto di vista, ci aiuterà a confrontarci su questa tematica.